voce, forza, facci sentire. Ok. L'amicizia. Le specie dell'amicizia sono tre. Quelli che si amano reciprocamente a causa dell'utilità. Non si amano per se stessi, ma in quanto ne deriva loro reciprocamente un qualche bene. Parimenti, nel caso in cui si amino a causa del piacere. Infatti, essi non amano gli uomini spiritosi per il fatto che posseggono quella determinata qualità, ma perché a loro risultano piacevoli. Dunque, coloro che amano a causa dell'utile, amano a causa di ciò che viene per loro, e quelli che amano per il piacere, lo fanno per ciò che è piacevole per loro, e non in quanto l'amato è quello che è. Ma in quanto è utile o piacevole. Per conseguenza, queste amicizie sono accidentali. Infatti, quello che è l'amato è amato non in quanto è, ma in quanto procura un bene o un piacere. Per conseguenza, le amicizie di tale natura si dissolvono facilmente, perché gli amici non rimangono uguali a se stessi. Se infatti uno non è più utile o piacevole, l'altro cessa di amarlo. L'amicizia perfetta, invece, è l'amicizia degli uomini buoni e simili per Gesù. Costoro, infatti, vogliono il bene l'uno dell'altro, in modo simile, in quanto sono buoni. Ed essi sono buoni per se stessi. Coloro che vogliono il bene degli amici per loro stessi sono i più grandi amici. Infatti, con questo sentimento per quello che gli amici sono per se stessi, e non accidentalmente. Simili amicizie sono rare, inoltre richiede tempo e consuetudine. E consuetudine di vita comune. Secondo il proverbio, infatti, non è possibile conoscersi reciprocamente finché non si è consumata insieme la quantità di sale di cui parla appunto il proverbio. Per conseguenza, non è possibile accogliersi come amici, né non essere amici. Prima che ciascuno si sia manifestato nell'altro, degno di essere amato. E prima che ciascuno abbia ottenuto la confidenza dell'altro. Bravo.